al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero glorioso contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria a Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Vergine e gli Apostoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione della Madonna in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria a Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, nel quinto mistero glorioso contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del cielo e della terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, mende le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, mentre piangendo in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, volgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti trattenne il torrido,
Perché dall'alto in pieno il cuore si spiega e dal tuo trono fulgido guarda i tuoi figli e prega. Grazie.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli, in questo giorno che è il battesimo del Signore, noi completiamo il tempo del Natale e ci apriamo a quel tempo ordinario di cammino quotidiano della Chiesa. Se il giorno 6 abbiamo celebrato la manifestazione di Gesù a tutte le genti, oggi celebriamo la manifestazione di Gesù a Israele. Tutti i profeti oggi ricevono da Gesù la conferma delle loro parole, delle loro attese, delle loro speranze. In quella carne di Gesù che scende nel Giordano, Giovanni Battista, a nome di tutti i profeti di Israele, riceve dal Dio la conferma di tutte le profezie. Egli è la pienezza, egli viene a prendere i nostri peccati, egli è la parola definitiva che ci viene detta. E allora, fratelli, in questo giorno, mentre contempliamo Gesù che scende nel Giordano, solidale con noi peccatori, con noi segnati dalla miseria, dal peccato, contempliamo anche la grazia che ci è stata data di essere santi, di essere nuovi, di essere stati fatti nuovi nel battesimo. E allora riconosciamo il nostro bisogno di misericordia, sicuri che la misericordia ci viene incontro in Gesù nostro Signore. Thank you.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo. Preghiamo. O Padre, il tuo unico Figlio si è manifestato nella nostra carne mortale. Concedi a noi che lo abbiamo conosciuto come vero uomo, di essere interiormente rinnovati a sua immagine. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Numero 33. Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo e non mi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra.
così ogni mia parola non ritornerà a me senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui avevo mandata ogni mia parola, ogni mia parola. Così ogni mia parola non ritornerà a me senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola, ogni mia parola. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'ebbio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quando il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Ecco, Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, proclamate fra i popoli le sue opere, fate ricordare che il suo nome è sublime. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Cantate inni al Signore perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. Canta ed esulta tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Attingeremo con gioia le sorgenti della salvezza. Alla seconda lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio, e chi ama colui che ha generato ama anche chi di colui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E chi è
E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo, non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che danno testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue, e questi tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore. E questa è la testimonianza di Dio che Egli ha dato riguardo al proprio Figlio. Parola di Dio. In quel tempo Giovanni proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il Figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia, alleluia, lodate il Signore. Alleluia, alleluia, lodate il Signore.
seduti. Prima cosa ringrazio il Signore di essere in mezzo a voi in questi giorni e di condividere con voi questo percorso che l'occasione della festa di Sant'Antonio il Grande ci fa fare in questi giorni. E noi in questi giorni ci fermeremo su una riflessione che ci deve aiutare a un ingresso ancora più cosciente e più grande all'interno della parola di Dio. Voi sapete che in quest'anno i vescovi si sono radunati per un sinodo nel quale hanno discusso sulla importanza che la parola di Dio deve avere sempre di più per le comunità cristiane. Ormai è chiara un'idea, vedete, non ci può essere una vera vita cristiana, non ci possono essere vere comunità cristiane se non si radunano attorno alla parola di Dio, attorno alla Santa Scrittura. E allora noi ci soffermeremo in questi giorni, in queste riflessioni, durante questa Eucaristia serale, su questo mistero della parola di Dio. Ci soffermeremo perché abbiamo bisogno di crescere in questo, tutta la comunità credente, tutta la Chiesa deve crescere. Vedete, la parola di Dio è stata esiliata per troppi secoli dalla vita della Chiesa. E i cristiani si sono dovuti nutrire di tante altre cose, di tante devozioni, anche a volte anche belle, no? La novena di Sant'Antonio perché è nata? È nata perché la gente doveva pur nutrirsi di qualche cosa, non avendo più, so io che faccio sto rumore, no? Non avendo più il cibo vero, che era la parola di Dio. Allora noi approfittiamo proprio della novena di Sant'Antonio, no? Perché dobbiamo riprendere in mano quella che è la fonte di tutta la vita cristiana. Vedete, la Bibbia parte da un'idea chiara. Il fondamento della Scrittura è questo. Il nostro Dio non è un Dio muto, è un Dio che parla. Vedete, se Dio parla, noi siamo chiamati a essere il popolo che l'ascolta. Allora l'uomo della Bibbia, l'uomo formato dalla Bibbia, l'uomo che noi incontriamo nella Bibbia, è uno che cammina alla luce della fede. L'uomo della Bibbia non è uno che vede Dio, Non è l'uomo della visione, è l'uomo della fede ed è quella fede che nasce dall'ascolto. Perché solo nell'ascolto avviene l'incontro con il Dio della Bibbia, solo nell'ascolto avviene l'incontro con questo Dio che parla. Perché la caratteristica principale del Dio della Bibbia è questo: Dio parla. Per Israele questa è la cosa più importante, Dio parla e il popolo ascolta, ma anche la Chiesa, vedete, il popolo di quelli che devono ascoltare. Ecclesia, Chiesa, significa popolo di convocati, ma convocati da una parola per ascoltare una parola. Cioè c'è una parola che ci chiama e questa parola ci chiama a ascoltare un'altra parola. Vedete, l'alleanza con Dio ci chiede l'ascolto. Il Signore fa dire agli israeliti da Mosè nel libro dell'Esodo: voi stessi avete visto quello che io ho fatto agli egiziani, come vi ho portato su ali d'aquila conducendovi fino a me. Ora se voi ascolterete la mia voce e custodirete la mia alleanza, sarete per me un possesso tra tutti i popoli. Mia è la terra, ma voi sarete per me un regno di sacerdoti, una nazione santa. Capite come saremo il popolo di Dio? Perché siamo il popolo che ascolta la sua voce, che ascolta la sua parola. E così vedete, in tutta la Bibbia Dio ribadisce questo: volete essere il mio popolo? Vi dovete ascoltare, dovete imparare ad ascoltarmi. Vedete, tutto questo si trasferisce nel Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento l'ascolto si punta su un altro luogo. Come si ascolta Dio? Ascoltando Gesù. Nei giorni scorsi abbiamo sentito, no? Il verbo divenne carne. Verbo non significa altro che parola. La parola di Dio è diventata carne, è diventato uno di noi.
Allora dobbiamo ascoltare lui. Sul monte Tabor il Padre lo dice agli apostoli, vi ricordate? Questo è il figlio mio. Oggi abbiamo sentito anche nel battesimo questa proclamazione. Questo è il figlio mio, l'amato, in te mi compiaccio. Sul Tabor Gesù, il Padre dice, questo è il figlio mio, l'amato. E poi c'è il comando dato agli uomini che stanno con lui. Ascoltatelo. Vedete, questa è la parola grande di Dio. Dobbiamo ascoltare Gesù. Se a Israele Dio aveva detto, ascolta Israele. Vi ricordate quella preghiera antica di Israele? Shema Israele. Ascolta Israele. Ora quello Shema è rivolto a Gesù. Shema U, direbbe in ebraico. Cioè ascoltate Lui. Non più un ascolto generico, ma l'ascolto di Dio ora ha un punto. Gesù. Bisogna ascoltare Lui. E Gesù, vedete, un giorno dirà, beati quelli che ascoltano la parola di Dio. Quando nelle nostre traduzioni sta scritto e la mettono in pratica. In greco è più bello, sapete come dice? Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la fanno. Bellissimo. La fanno. Cioè la fanno diventare qualche cosa di concreto. E nell'Apocalisse viene detto, beato. Beato colui che legge questa parola e quelli che l'ascoltano. Beati quelli che custodiscono questa parola. Allora vedete, la scrittura esige ascolto perché Dio vuole entrare in dialogo con Israele. Per questo motivo, vedete, sia in Israele sia i padri antichi della Chiesa dicevano che la parola deve essere sempre letta ad alta voce. Vedete, nell'antichità, anche nel Medioevo, era in uso una cosa: quando si leggeva la Santa Scrittura oppure quando si pregavano i salmi, non bisognava pregarli soltanto con gli occhi, bisognava dire le parole. A volte vedete anche qualche prete molto anziano che quando dice breviare sempre fa perché quello lì è stato educato a dire sempre le parole, perché bisogna ascoltare in qualche modo, Questa era l'idea. Devi sentire le parole che escono dalla tua bocca leggendo il libro. Bisogna ascoltare, non bisogna leggere, Per cui nelle nostre chiese dovrebbero scomparire quei bruttissimi foglietti, Bisogna ascoltare, non bisogna leggere. Quello te lo leggi a casa, ma qui in chiesa devi ascoltare, devi fare quello sforzo di attenzione, devi tendere l'orecchio all'ascolto. Ecco perché i lettori devono essere bravi, ecco perché noi dobbiamo avere una grande attenzione, perché lì, vedete, c'è l'incontro con Dio, in questo ascolto. Bisognava sentire, dicevano i padri della Chiesa, la voces paginarum, cioè la voce delle pagine. Allora vedete, per questo motivo gli ebrei, sapete come chiamano la Bibbia? Non la chiamiamo scrittura, santa scrittura, oppure Bibbia. Bibbia significa i libri. In ebraico invece dicono la Mikra. Sapete che significa Mikra? Significa lettura e convocazione. Cioè che significa? Significa che quel testo è destinato ad essere letto ad alta voce per convocare un'assemblea. Chi siamo noi? Siamo quelli che sono stati convocati da quella parola. Vedete, c'è una parola che esce da un libro che ci chiama ad uscire da noi per andare verso quella parola. Vedete, fratelli, penso che lo sappiate questo, che l'abbiate sperimentato tante volte. Leggere la scrittura, quando davvero lo riusciamo a fare, significa fare un esodo. Significa uscire da noi per andare incontro a qualcuno che ci parla. Significa andare incontro a questo Signore che viene e che non è muto. Allora per fare questa operazione, certo la prima cosa che dobbiamo fare è quella di entrare nella coscienza forte che Dio parla a me oggi. Avete sentito le scritture prima? Sono venuti dei fratelli e delle sorelle qui, hanno letto la scrittura. Poi abbiamo ascoltato l'Evangelo proclamato solennemente. Ma vedete, dobbiamo entrare nella coscienza che quelle parole sono per me oggi. Oggi, 11 gennaio dell'anno di grazia 2009.
quella parola se è stata proclamata in questa chiesa e in questa chiesa c'eri tu, Dio ha voluto dire qualcosa a te. E se tu non lo cogli, Dio ha parlato in vano. Vedete, questo ci mette con grande responsabilità di fronte a questa pagina, alle pagine lette. Io non posso pensare ai fatti miei mentre si legge la parola di Dio, perché c'è un Signore che sta parlando e sta dicendo qualcosa per me. E io non posso stare lontano con il cuore e con l'orecchio. Un giorno San Gregorio il Grande scrisse a un medico dell'imperatore, che era suo amico, e gli disse così: caro amico mio, se un giorno ti arriva una lettera del nostro imperatore, tu ti affretterai subito ad aprirla, i sigilli, e leggere, perché hai urgenza di sapere cosa ti vuole dire l'imperatore. Ma io ti dico, caro amico, che c'è una lettera dell'imperatore di tutti gli imperatori che ci è stata consegnata, che è la Santa Scrittura, ma noi a volte la teniamo sigillata sui nostri tavoli. E se tu ti affretti così a leggere una lettera del tuo imperatore, quanto più dovresti affrettarti a leggere la lettera che ti è stata inviata dal Signore dei Signori. Vedete, allora Dio parla a me oggi, e questo avviene nel testo come si presenta oggi, e noi dobbiamo sentire quel testo e lasciarlo parlare al nostro cuore. Certamente dobbiamo essere aiutati da questo. In questo, per esempio, durante l'Eucaristia ci aiuta la messa, l'omelia. L'omelia che cos'è? È il modo con cui la Chiesa ti aiuta a entrare in quella parola. Il sacerdote ti deve spezzare quella parola perché tu possa sentire il profumo di quella parola per te. Oggi cosa dice a me? La cosa più bella che possono dirci le persone dopo un'omelia è questa: dice, mi sembra che parlavi proprio per me. Significa che vi ho aiutato ad entrare nella Scrittura e a sentire una parola per te. Allora vedete, l'ascolto della Scrittura deve avere alla base la nostra fede. Io devo credere che in quella parola è custodita una parola per me. Vedete, in ebraico Shema significa ascoltare, ma significa anche obbedire. In fondo anche in napoletano, non so nel vostro dialetto, uno dice che io non mi vuole star a sentire, cioè significa non mi vuole obbedire, vedete, è lo stesso significato. Cioè se io ascolto davvero, poi faccio quello che lui mi ha detto, obbedire, ascoltare. Allora vedete, le scritture esigono la nostra obbedienza, cioè un ascolto fattivo, non un ascolto così che rimane ascolto, un ascolto che diventa qualcosa. Ricordate Gesù: beati quelli che ascoltano la parola e la fanno. Nel libro dell'Esodo ci sta una frase molto bella, che però dobbiamo capire bene, se no facciamo come quelli che hanno tradotto la Bibbia, hanno corretto. A volte certa gente pensa di saperne di più della Bibbia, ci correggono la scrittura. Là sta scritto così nel libro della Genesi: Mosè legge la parola dopo che è sceso dal monte Sinai e la gente dice: tutto ciò che il Signore ha detto noi lo faremo e lo ascolteremo. Come lo facciamo e poi lo ascoltiamo? Allora molte traduzioni hanno detto lo ascoltiamo e poi lo facciamo, sembra più logico. Invece no, vedete, la Bibbia dice noi lo faremo e lo ascolteremo, cioè lo metteremo in pratica, lo faremo diventare vita, e mentre lo facciamo diventare vita lo capiamo, lo ascoltiamo. Capite cosa voleva dire l'autore del libro dell'Esodo? Mentre stiamo obbedendo, proprio nell'obbedienza noi comprendiamo, noi ascoltiamo. Non è necessario prima capire e poi fare. No, dice la Scrittura, tu cominci a fare, obbedisci a quella parola, poi mentre la fai tu comprenderai. Vi ricordate Gesù quando lava i piedi a Pietro? Cioè, quello che io faccio ora tu non lo capisci, per ora però lasciami fare, poi dopo capirai. Vedete, la stessa logica. Allora ciò che conta è entrare nelle Scritture più che spiegarle. Il mondo delle Scritture è un mondo in cui si entra affidandosi. Noi faremo e poi ascolteremo. Quando nella lettera ai Corinzi San Paolo annunzia la Pasqua di Gesù, non solo compie un evento di linguaggio,
non trasmette soltanto la notizia di un fatto, ma vedete, annunziando la Pasqua di Gesù, vuole renderla operante nel cuore di quella gente che ascolta. Quando Paolo narra la morte e la resurrezione di Gesù, lo fa tramite un annuncio che confessa la fede e vuole che quell'annunzio entri nel cuore della gente e cambi il cuore della gente. Allora annuncia un evento, ma un evento in cui lui stesso, prima Paolo, è stato coinvolto, e annunziandolo vuole coinvolgere anche gli altri nella vita. Allora una narrazione, vedete, la Bibbia è che letta nella fede, annunciata nella fede, diventa fede, diventa vita in chi ascolta. Allora vedete, noi siamo chiamati a fare questo con la Scrittura. Questo è l'ascolto nella fede. È necessario che ciascuno di noi, mosso dallo Spirito, vivendo la sua vita ecclesiale, lasci operare in sé per mezzo della fede la parola di Dio. La parola di Dio deve diventare qualcosa che fa qualcosa dentro di noi. Non possiamo ascoltare una pagina della Scrittura, del Vangelo, e rimanere come prima. I casi sono due: o non abbiamo ascoltato o non abbiamo fede. Se invece mettiamo insieme fede e ascolto, accadrà qualche cosa. Sapete perché? Perché la parola di Dio tiene una sua potenza, una sua forza. Vedete, la parola di Dio viene da Dio e ci dona Dio. La Scrittura, vedete, non ha soltanto l'intento di insegnarci qualcosa. La Scrittura ha un altro intento, principalmente, ha l'intento di salvarci, di fare della nostra vita qualcosa di bello, qualcosa di nuovo. La Scrittura vuole salvarci. Questo è quello che noi non capiamo mai abbastanza. Se lo capissimo, staremmo bene attenti di fronte alla parola. Questa parola viene proclamata per farmi felice. Essere salvo cosa significa? Significa avere una vita che ha un senso. Noi perché soffriamo? Noi soffriamo perché ci sono dei giorni in cui sembra che nulla abbia senso. La Scrittura ci viene detta per fare della nostra vita un luogo bello. Se noi capiamo questo, vedete, non ci lasceremo sfuggire, dice Gesù, neanche un segno o uno yod dalla Scrittura, cioè la lettera più piccola dell'alfabeto. La Scrittura dà la salvezza mediante la fede e ci rende capaci di amore, ci rende capaci di carità. Questo potere dove è fondato? Vedete, è fondato sul fatto che nella Scrittura c'è lo Spirito Santo. Diceva San Tommaso, e quindi Lutero non diceva nulla di nuovo, tutti i sacramenti traggono la loro efficacia dalla fede. Vedete, anche la Scrittura è un sacramento, perché è un luogo attraverso cui noi incontriamo veramente Dio. Però vedete, se noi non abbiamo fede, noi possiamo leggere tutta la Bibbia, ma non succede niente nel nostro cuore. La Bibbia di fatto la leggono anche tanti scienziati, uomini che vogliono conoscere delle cose, ma nel loro cuore non succede niente. Quando invece la parola l'ascolta un uomo che ha fede, succede la rivoluzione nella sua vita. Succede qualcosa di nuovo. Diceva San Giovanni Crisostomo, grande la potenza della Scrittura. E un altro grande padre della Chiesa dice la Scrittura, San Clemente dice la Scrittura proviene dallo Spirito Santo. E Sant'Ilario dice ancora, tutte le parole di Dio contenute nella Scrittura sono piene di Spirito Santo. Vedete, lo Spirito viene a noi per riempirci il cuore di Dio, per darci Dio. Allora vedete, se tutto questo è vero, incontrare la Scrittura significa incontrare una presenza. Una presenza che è la presenza di colui che ci vuole incontrare, che ci vuole amare, che ci vuole trasformare. Vedete, la Scrittura esige per essere compresa che noi entriamo in questa forza dello Spirito Santo. E allora dobbiamo fare un'operazione col nostro cuore, dobbiamo permettere al nostro cuore di ascoltare la parola di Dio contenuta nelle Scritture attraverso lo Spirito che abita in noi. Allora vedete, la nostra fede ci deve dire un'altra cosa,
ci deve ricordare che noi, ognuno di noi, ha un ospite importante nel cuore, ha lo Spirito di Dio. E questo Spirito di Dio è capace di riconoscere lo Spirito di Dio che è nella Scrittura. Guardate, fratelli, la vita cristiana o è questo, o nasce da questo incontro tra il nostro cuore e la Santa Scrittura, o diventa una serie di, scusatemi, buzzugarie, di atti devozionali, che vengono fatti quasi per scaramanzie, perché si devono fare, ma che non ci salvano. Quello che ci salva è una vita nuova, e una vita nuova può avvenire soltanto in un incontro con Dio vivo e vero. Vedete, anche l'Eucarestia può diventare un idolo per noi, sapete perché? Se noi non permettiamo alla Scrittura di parlare, facciamo diventare Gesù come gli idoli delle genti, dice la Scrittura. Dice un salmo, gli idoli dei pagani hanno bocca e non parlano, il nostro Dio invece parla. Vedete, se noi non abbiamo il Vangelo nelle mani, anche Gesù nell'Eucarestia diventa un Dio che non parla. E sapete che succede quando lui non parla, perché non lo facciamo parlare? Che poi gli facciamo dire quello che vogliamo noi. Non ci facciamo scomodare dal Dio, non ci facciamo scomodare dalla sua parola. E immaginiamo che Gesù ci confermi nelle nostre idee, a volte sballate, a volte egoistiche, a volte di autogiustificazione di tante cose. No, Gesù parla, ma Gesù parla nella sua Scrittura, nella sua parola consegnata lì nella Scrittura. Allora vedete, occorre un ascolto contemporaneo, cioè che significa un ascolto oggi. Se io ho letto un anno fa il testo del battesimo di Gesù, non è la stessa cosa che lo legga oggi, perché io oggi sono un altro, perché oggi mi sono successe tante cose in questi 12 mesi e ho bisogno di un ascolto contemporaneo, ho bisogno di un ascolto fatto nell'oggi della mia vita. Un ascolto nell'oggi sarà quello che davvero mi trasformerà, quello che davvero mi permetterà di attualizzare la parola di Dio. C'è un giorno, questo giorno in cui risuona la parola di Dio. C'è un oggi. Dice il Salmo 95 che la Chiesa saggiamente ci fa dire ogni mattina: ascoltate oggi la sua voce. Non indurite il vostro cuore come a Meriba, come il giorno di Massa nel deserto. Ma oggi, oggi ascoltatemi. C'è un oggi di Dio in cui Lui parla. Vedete, questo ascolto allora deve essere un ascolto nella fede, un ascolto nell'oggi, un ascolto fatto nella preghiera. Sì, nella preghiera, perché ci apre il cuore a Dio, perché è un incontro con Lui, perché è un'invocazione a Lui, perché è una lode a Lui. E vorrei concludere questa riflessione di stasera con un dato importante che dobbiamo dire. La nostra lettura della Bibbia deve essere intelligente. È venuto il tempo di fare una lettura intelligente della Bibbia, non ingenua. Ormai sono più di 30 anni che la Bibbia è tornata al centro della vita della Chiesa. Non è tantissimo, è vero. E l'ultimo sinodo dei Vescovi ha ribadito con forza che ci deve essere una centralità della parola. Perché vedete, i Vescovi si sono resi conto che se il popolo cristiano non ha la Bibbia in mano, è sempre un popolo immaturo, sembra un popolo di bambini, sembra un popolo di gente immatura nella fede, che hanno bisogno sempre di bricioline. No, dobbiamo avere la Bibbia nelle mani e leggerla in modo intelligente. Allora dobbiamo leggere la Bibbia sapendo che quei libri sono portatori della parola di Dio. Attenti, e questa è la cosa importante che vi voglio dire, la Bibbia, state a sentire bene, non vi scandalizzate, la Bibbia non è la parola di Dio. A volte ci sono dei lettori così zelanti che vengono qui alla fine della lettura e dicono: è parola di Dio. No, non è parola di Dio la Bibbia. Quei libri non sono la parola di Dio, contengono la parola di Dio. È diverso. Tante volte dobbiamo dirlo, la parola di Dio fa fatica a emergere da quei testi. Fa fatica a emergere la parola di Dio e richiede con prepotenza la nostra intelligenza, il nostro sforzo, la nostra preghiera.
Sarebbe molto facile se la Bibbia fosse parola di Dio, ma non lo è. La Bibbia contiene la parola di Dio, non lo è direttamente. Faccio un esempio subito, capite subito, sentite. Se uno commette adulterio con la moglie di un suo prossimo, l'adultero e l'adultera devono essere messi a morte subito. È Levitico 20:10. È parola di Dio questa. Se fosse parola di Dio, sa quanta morte e ferite. Dovremmo ucciderli. Oppure, se la figlia di un sacerdote si disonora, disonora suo padre, deve essere arsa con il fuoco. È parola di Dio questa. Sta nella Bibbia, ma non è parola di Dio. Oppure, quando avrai vinto una guerra e avrai vinto un popolo, sterminerai il popolo che tu hai vinto, ucciderai tutti, uomini, donne e bambini. È parola di Dio questa. Sta nel libro del Deuteronomio, capitolo 7, versetto 16. E così via. Allora non possiamo dire che la Bibbia è parola di Dio. La Bibbia è la Santa Scrittura. Però dobbiamo fare poi uno sforzo per far uscire da quella Santa Scrittura la parola di Dio. Cercare la parola di Dio nello sta scritto richiede uno sforzo. Se fosse direttamente parola di Dio sarebbe facile. Leggo la Bibbia e leggo la parola di Dio. Non è così. Siccome la Bibbia contiene la parola di Dio, io devo scavare come una miniera. In una miniera ci stanno i diamanti, però ci sta pure tanto terreno, tanta roccia. Però devo trovare i diamanti. Così è la Bibbia, vedete? È una grande miniera, meravigliosa. Dentro ci sono tesori straordinari, ma devo scavare, devo faticare per trovare quei tesori. La Bibbia non è scesa dal cielo. I nostri cugini musulmani dicono che il Corano è sceso dal cielo. E perciò sono integristi. Perciò per una parola del Corano fanno guerra. Perché la Bibbia, la scrittura per loro, il Corano, è parola di Dio. Ma ringraziando di Dio, Gesù non ha scritto neanche una parola. Vi ricordate Gesù che scrive? Sì, una volta solo, a terra nella sabbia. Gesù non ha scritto neanche una parola. Perché se Gesù avesse scritto una parola, per quella parola noi dovremmo fare come i musulmani. Dovremmo uccidere per quella parola. Ma Gesù non ha scritto nessuna parola. Gesù ci ha consegnato uno sta scritto nel quale ciascuno di noi con fatica deve trovare la parola di Dio che parla al suo cuore. Vedete, questa è la fatica di far parlare la parola di Dio. In questi incontri di questi giorni vogliamo proprio imparare questo. Vogliono servire a fare questo meglio e con più verità, con più consapevolezza. Tutto, vedete, viene dalla scrittura. È necessario allora imparare a fare questo, a far venire dalla scrittura la parola di Dio per me. Siamo davanti a Sant'Antonio il Grande. Voi sapete, Sant'Antonio il Grande fece proprio così. Entrando in una chiesa un giorno, sentì che si leggeva l'Evangelo e capì che in quello sta scritto c'era una parola per lui. Va, vendi tutto quello che hai, poi vieni e seguimi. E quel ragazzo che si chiamava Antonio, aveva 18 anni, disse: Dio mi ha parlato. Ha parlato a me. Vedete cosa aveva fatto Antonio? Aveva trovato nello sta scritto una parola di Dio per lui. E la fece. Beati quelli che fanno la parola di Dio. Ecco perché Antonio è beato. E dopo tanti secoli noi stiamo di fronte a lui, lo chiamiamo santo, beato, perché ha fatto la parola di Dio, perché l'ha ascoltata, ha cercato la parola di Dio per lui e l'ha fatta diventare la sua vita. E la sua vita è cambiata. Tanto cambiata e tanto nuova quella vita che oggi noi stiamo ancora davanti a lui. E diciamo: Antonio, insegnaci qualcosa. E cosa ci insegna Antonio? Ci insegna l'ascolto obbediente, prima cosa. Vedo quella bella icona che ha fatto Don Elia. Vedete, Antonio dice silenzio. Silenzio perché? Perché devo ascoltare. Dall'ascolto nasce tutto. Un ascolto intelligente che trova la parola di Dio per me. Allora nello sta scritto dobbiamo trovare la parola di Dio.
Capite, questa è una fatica. Chi vuole essere cristiano deve fare questa fatica. Come chi vuole essere ricco e tiene una miniera deve fare la fatica di scavare. Se no tutto rimane là. Sì, tenga la miniera, ma sono un pezzente. A volte noi cristiani siamo così. Abbiamo il tesoro, ma ben chiuso e sigillato. E viviamo da povera gente, perché non abbiamo trovato il tesoro della parola di Dio per noi. Allora dobbiamo imparare il metodo per scavare. Spero che in questi giorni, se avrete pazienza, riusciremo a trovare un metodo per iniziare a fare questo scavo e trovare ognuno la parola di Dio per se stessi. Amen. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risorto da morte, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla. Noi ci gloriamo di professarla. In Cristo Gesù nostro Signore. In Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Eleviamo le nostre preghiere al Signore dicendo: ascoltaci, Signore Gesù. Perché animata dallo Spirito Santo sappia diffondere il messaggio di salvezza a tutti gli uomini del mondo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore Gesù. Per i governanti e i legislatori, perché siano illuminati dallo Spirito di Dio, per attuare leggi che promuovano la giustizia e la pace. Preghiamo. Ascoltaci, Signore Gesù. Per coloro che sono stati battezzati da bambini, perché riscoprendo la gioia di essere stati immersi nella grazia della salvezza fin dall'infanzia, sappiano gustare l'amore di Dio, impegnandosi nella coerenza della fede. Preghiamo. Per i catecumeni, l'attesa che li prepara a ricevere i sacramenti dell'iniziazione cristiana sia feconda e li renda capaci di amare ciò che verrà loro donato. Nel nome della Santissima Trinità, preghiamo. Per la nostra comunità, perché accolga con gioia i nuovi figli nati mediante il Santo Battesimo e sostenga i genitori e i padrini in questo cammino di fede, noi ti preghiamo. Padre Santo, ascolta le nostre preghiere. Noi le deponiamo innanzi a te attraverso Gesù, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha amato e ha dato se stesso per noi. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Numero 323. Thank you.
fantasia di beni nella tua giovinezza. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo nome, non mi dimenticherò tutti i suoi beni. Pregate, fratelli, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ricevi, o Padre, i doni che la Chiesa ti offre, celebrando la manifestazione del Cristo, tuo diletto Figlio, e trasformali per noi nel sacrificio perfetto che ha lavato il mondo da ogni colpa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nel battesimo di Cristo al Giordano, tu hai operato segni prodigiosi per manifestare il mistero del nuovo lavacro. Dal cielo hai fatto udire la tua voce perché il mondo credesse che il tuo Verbo era in mezzo a noi. Con lo Spirito che si posava su di lui come colomba, hai consacrato il tuo servo con unzione sacerdotale, profetica e regale, perché gli uomini riconoscessero in lui il Messia, inviato a portare ai poveri il lieto annunzio. E noi, uniti alle potenze dei cieli, con voce incessante cantiamo la tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna.
Santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata in questo giorno di domenica, giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Angelo, tutti coloro che presiedono le tue sante Chiese in Oriente e in Occidente, e tutto il popolo credente. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, San Giovanni il Battista, con gli Apostoli, Sant'Antonio il Grande, i Santi Benedetto e Roberto e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fratelli miei, con un cuor solo e un'anima sola, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace, dona a noi la pace, dona a noi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco Gesù che prende su di sé il peccato del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Padre Fabrizio distribuirà la comunione qui al corridoio centrale, il diacono invece verrà prima nella navata di sinistra e poi nella navata di destra a distribuire la comunione. Numero 170. Thank you.
Signore, che vengo da lontano, prima nel pensiero e poi nella tua mano, io mi rendo conto che tu sei la mia vita e non mi sembra vero di pregarti.
Preghiamo. Dio misericordioso che ci hai nutriti alla tua mensa, concedi a noi tuoi fedeli di ascoltare come discepoli il tuo Cristo per chiamarci ed essere realmente tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Dopo questi primi giorni particolarmente ricchi di momenti di forte spiritualità, di forte preghiera come la lezione divina di ieri pomeriggio, l'intensa preghiera di ieri sera con i giovani e l'apertura della Chiesa della Santissima Trinità questa mattina, che peraltro rimarrà aperta in questi giorni, quindi vi invitiamo a visitare. Ecco, da questa sera iniziamo questo percorso di riflessione all'interno del cammino di preparazione alla festa del patrono Sant'Antonio Abate. Cammino che ci verrà indicato da padre Fabrizio Cristarella Orestano, priore della fraternità monastica di Ruviano in provincia di Caserta. Innanzitutto lo ringraziamo per aver accolto il nostro invito, per essere presente in questo momento, in questa fase della vita della comunità particolarmente importante e delicata della loro comunità monastica. Il 26, infatti, padre Fabrizio insieme agli altri monaci faranno i voti monastici e noi già da adesso, in questi giorni, ci uniamo in preghiera perché davvero la loro esperienza monastica si ispiri ai grandi padri del monachesimo, tra cui anche il nostro patrono Antonio Abate. Pensavo durante la catechesi, durante l'omelia, che se noi in questo frangente saremmo andati ad ascoltare Antonio il Grande, come molti discepoli facevano alla sua epoca, probabilmente Antonio ci avrebbe detto le stesse cose, ci avrebbe parlato della parola di Dio. E se anche forse per certi aspetti sentiamo abbastanza impegnativo questo argomento, apriamo il cuore e lasciamoci guidare in questi giorni. Saranno giorni ricchi, vedete. È molto importante accogliere questa parola che ci viene proposta da padre Fabrizio in questi giorni. Non sono i soliti panegirici, racconti della vita del santo che ci stupiscono. Sono invece le cose che ogni cristiano deve possedere come un tesoro prezioso. E allora noi abbiamo l'opportunità in questi giorni di sapere queste cose. Abbiamo l'opportunità di riceverle come un dono prezioso. Accogliamola, seguiamo questo percorso, seguiamo questo cammino intensamente per chi può, ogni sera, da adesso fino alla festa, proprio per conoscere, capire, comprendere e amare di più la parola di Dio. Tra l'altro, noi vendiamo miniere d'oro fuori, nella casa pastorale, offriamo la possibilità di comprare la Sacra Scrittura, la Sacra Bibbia, riveduta e corretta nella nuova versione che i vescovi italiani stanno proponendo. Padre Fabrizio ci parla della parola di Dio, ci parla come di una miniera, noi vi invitiamo a prenderla, ad averla in casa, a possederla come un tesoro prezioso da conoscere, da scavare, da studiare. Inoltre vi ricordo che iniziando questo percorso ufficiale anche della novena del cammino della novena, ci sarà la possibilità di confessarsi ogni sera prima della celebrazione eucaristica, ma anche la mattina per chi vuole, ecco, un momento di riflessione un po' più approfondito insieme a padre Fabrizio. La mattina dalle 9:30 a mezzogiorno, presso la sagrestia della chiesa del convento, padre Fabrizio sarà a disposizione di chi vuole appunto questo incontro personale. Poi ricordiamo ancora che i libretti gialli che sono in chiesa non vanno asportati dalla chiesa, sono della comunità, rimangono qui in chiesa. Chi voglia avere, ecco, con sé anche questo libro di preghiere e di canto può sempre rivolgersi alla casa pastorale uscendo, dove troverete anche le Bibbie. Infine vi ricordo che siamo in collegamento con tante persone che non sono presenti con il fisico, ma certamente con il cuore, attraverso internet. Il sito internet della parrocchia, in cui è possibile seguire la novena dal vivo,
dalle 18 alle 20:30 ogni sera. L'indirizzo del sito internet è molto semplice, parrocchiavibonati.com. Quindi ditelo a quelli che conoscono questo momento e che avrebbero piacere di partecipare. Dite appunto che c'è questa possibilità, questa opportunità che viene molto apprezzata da quelli che non sono presenti. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Christe eleison, Kyrie eleison. Pater de celis Deus, miserere nobis. Spiritus Sancte Deus, miserere nobis. Santa Trinitas Deus, miserere nobis. Santa admirabilis, ora pro nobis.
Salvatoris ora pro nobis Virgo prudentissima ora pro nobis Virgo veneranda ora pro nobis Virgo predica Angelorum, ora pro nobis.
carum, ora pro nobis. Regina profetarum, ora pro nobis. Regina apostolorum, ora pro nobis. Regina martirum, ora pro nobis. Regina confessorum, ora pro Regina Santorum Omnium, ora pro nobis. Regina sine labe, ora pro nobis. Regina in celum assunta, ora Regina pacis, ora pro nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine.
Deus in adio todum eum intende. Nomine ad adiuvandum e festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Iste confessor Domini colentes, quem pie laudant populi per orbem, ac dieletus meruit supremos laudis honore. Frequenter egraque passim iacue remembra viribus morbi nomiti saluti restituuntur. No congratuliamo con te, o santo nostro protettore, per la vita innocente da te condotta fin dagli anni più teneri, ma molto più per la prontezza ammirabile con cui seguivi il Redentore alla prima voce della sua ispirazione, senza prestare ascolto alle lusinghe del mondo e della carne. Confessiamo di essere stati spesso restii agli inviti della grazia e fragili davanti alle tentazioni e alle insinuazioni dei vizi. Siamo perciò colpevoli, mentre tu sei stato trovato innocente e virtuoso. Speriamo tuttavia con la tua potente intercessione di essere da ora innanzi pronti agli inviti del Signore Gesù che ci offre la salvezza, come lo siamo stati finora alle suggestioni del mondo che ci trascinava a perderci. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
sapessimo noi imitare un nostro grande santo, gli esempi di virtù cristiana è che tu, come ape laboriosa, raccoglievi da molti luoghi solitari per attingere nel miele di una fede molto gradita al Signore. Dei, impetraci la grazia con la tua elevata intercessione. E se noi non siamo capaci di possedere le virtù che così sommamente fioridono in te, ottieni almeno che, sottraendoci all'ozio, a tua imitazione, ci impegniamo continuamente sulla terra per conseguire la gioia eterna. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Solitaria ed amorosa, l'alma aver in Dio rapita, come un'ape industriosa, su gelmelga fiore in fiore. Senti a Dio, tu e perfetti il ciel ti aprio, tu e perfetti il ciel ti aprio, dalti meriti, dalti meriti, dalti meriti. Proteggi chi ti onora, gli abitanti di Vibo Nardi, che dinanzi a te prostrati tutti chiedono pietà. O grande anacoreta e decoro dei santi eremiti, tu che lasciando il disordine degli uomini e ritirandoti nella solitudine del deserto potevi gustare la dolcezza di un dialogo continuo con Dio, potevi inebriarti delle consolazioni del cielo che piovevano su di te e sui tuoi seguaci, implora per noi uno spirito di preghiera, affinché riusciamo a trovare la solitudine e il raccoglimento anche nella confusione del mondo. E concentrati sulla nostra vita interiore, impariamo anche noi a colloquiare con Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Tu traevi di soletto nell'oblio di tutte cose, ma vivevi a Dio diletto, sempre seco ed è con te. Gioie immense, gioie ascose, si versava nel tuo seno, quando tu ti uiso il piede, quando tu di lui sol pieno favellavi, favellavi, favellavi al re dei re. De proteggi chi ti onora, gli abitanti di Vibo Nardi, e dinanzi a te prostrati tutti chiedono pietà. Preghiera a Sant'Antonio Abate. O grande taumaturgo, padre tenerissimo di questo popolo,
gloria e decoro di questo Tempio, vindice invitto delle sue grandezze, vigilantissimo tutelare e protettore potentissimo di Vibo Nati, glorioso Sant'Antonio Abate, ecco i figli tuoi che prostrati innanzi al Dio della misericordia implorano la tua intercessione per ottenere grazie e favori. Non vorrai abbandonare la causa di chi con fiducia ti invoca, non vorrai ritirare la tua protezione da chi fedelmente ti venera. Presenta, o grande santo, le nostre suppliche al Signore, affinché si degni di reggere e conservare la Santa Madre Chiesa ed il suo capo visibile, difenderla da tutti i suoi nemici e farla trionfare sulle porte dell'abisso fino alla consumazione dei secoli. Prega con noi il Signore perché allontani da essa ogni errore, ogni scisma, ogni eresia, e che la conservi immacolata nell'unità della fede. Pregalo ancora affinché egli, da cui dipende ogni potere sulla terra, si compiaccia di infondere una carità reciproca nel cuore dei governanti ed un grande zelo nel promuovere la vera religione. Guarda poi, o tenero Padre, il popolo tuo ed in principal modo il parroco di Vibo Nati, e prega il Signore che versi su di lui le dovizie delle sue grazie, affinché si occupi sempre della maggior gloria di Dio. Guarda i padri e le madri di famiglia ed impetra loro da Dio la grazia di educare cristianamente i figli, e prega il Signore che mandi loro la sua santa provvidenza. Guarda i giovani e difendili dalle tentazioni. Guarda le vergini e proteggile dalle insidie del mondo. Guarda i ricchi e fa che imitino il tuo esempio nel beneficare i poveri. Guarda i poveri e fa che trovino compassione nel cuore dei ricchi. Guarda gli infermi nel corpo, i tribolati di spirito, soccorrili e consolali. Volgi soprattutto uno sguardo amoroso verso noi miseri peccatori ed impetra da Dio grazia efficace che ci richiami a vera conversione. Guarda tutti, o nostro santo, perché tutti siamo figli tuoi. Guardaci, difendici, proteggici, salvaci, affinché come qui in terra siamo stati sotto l'ombra del tuo patrocinio, così possiamo essere un giorno tuoi compagni nella gloria del cielo. Amen. Sicueris miracula magnum rog Antonium, mors et demon fugium et tegri convalescum. Certas calumnia timores naufragia, carceret incendia vel cedunt vermitescum. Haube un perigula erroret calamitas, rede un res perdite et bona non decrescum. Paupertas calumnia timores naufragia, carceret incendia vel cedunt vermitescum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Paupertas calumnia timores naufragia, carceret incendia vel cedunt vermitescum.
simili a Boeum viro sapienti, qui edificavit domum suam supra petra. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, dove poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Simili a Boeum viro sapienti, qui edificavit domum suam supra petra. Ora pro nobis sante pater Antoni, ut digni efficiamur promissionibus Christi, oremus. Intercessio nos quesumus Domine beati Antoni abbatis commendet, ut quod nostris meritis non valemus, eius patrocinio assequamur, per Christum Dominum nostrum. Pagina 73.
sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dato a noi un pane disceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo. Concedi, o Dio Padre, ai tuoi fedeli di innalzare un canto di lode all'agnello immolato per noi e nascosto in questo santo mistero, e fa che un giorno possiamo contemplarlo nello splendore della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Amen.
Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedicite Gesù.